Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube Tina on the Road. Benvenuti in questa seconda parte di unboxing di AliExpress la Lalupsi Doll Minis. Ciao ragazzi! Qui c'è anche mia mamma. Vi ho tolto le bambole, le precedenti 10 bambole che sono uscite da questo pacchetto per non fare uno spoiler, perché se qualcuno di voi guarda per caso prima la seconda parte rispetto alla prima, così non avete lo spoiler. Queste sono bamboline che sono state viste in video precedenti, ce ne sono altre 10 qua dentro e adesso andremo ad estrarle e a scoprirle una alla volta insieme. Avanti! Vado a inserire la mano e vediamo cosa mi trovo in mano. Oddio! Oh mio Dio, che carina! Guardate qui! Questa, ecco, di nuovo, si ripete tantissime volte la parola gelatina, ma era questa che volevo chiamare gelatina, perché ha la gelatina in testa e anche il vestito è fatto di gelatina. Allora la chiamiamo budina questa. Forse è girato al contrario il vestito, sì, capita spesso, ecco, c'erano le gambine girate. Budina! Guardate. Questa è budina. Oh, budina, sì. Guardate per colori magnifici, i miei preferiti, guarda, il verde acido, bellissimo. È bellissima, questa non ha, diciamo, tantissime... Oh sì, è particolare, sì, invece, guardate, l'ho notato adesso. Qui in fondo, le balze del vestito qua sono fatte da fette di limone. Ma dai, sì, sì, sì. Ma qua si vede non bene, guarderò. Sono fettine di agrumi, guardate. Sì, penso che si veda bene perché cerco di mettervi a fuoco, di farvi vedere al meglio. Questa non ha calzine ma ha scarpettine così. Sotto sono texturizzate in questo modo particolarissimo, a rombi. È dolcissima anche lei, è veramente stupenda. Guardate, è trasparente anche questa parte, cioè veramente. Eh beh, è un budino jelly, eh. È veramente magnifica, andiamo a metterla qui e vediamo cos'altro esce, cosa capita adesso. Non stanno capitando quelle che desideravo più di tutti, forse capita adesso. Sì, sì, oh mio Dio! Eccola questa lì. È stata una di quelle che desideravo più di tutte. E questa è alienina proprio, guardate, ha il vestito che è fatto da un'astronave, argentato. Oh, stupenda! Ha la pelle verde, ha questi capelli fatti in modo stranissimo, con questi codini particolarissimi, le sue antennine. Che carina, questa l'ha proprio desiderata tantissimo la Vale. Io l'ho desiderata tantissimo, questo venditore veramente è stato magnifico. Davvero, fino adesso, perché... Sì. Come ho detto nell'altro video, le spediva a caso senza poterle scegliere, però tramite messaggio me le ha fatte scegliere ed è stato sincero. Le ha fatte scegliere, però ragazzi bisogna dire anche quello, siccome lui ha il gruppo da 20 che vende, no? Random sempre anche quelle, su 40, poi ha quelle che vende una a una e anche lì non le puoi scegliere, però visto che dobbiamo prendere tante ma tante... Allora abbiamo mandato una foto di quelle che vorremmo noi, se le aveva. E lui molto gentilmente sì, ci ha attaccato la sua foto. Fino adesso, allora, quelle che ci sono state, che sono uscite fino adesso sono loro, proprio bellissime. Come sempre muove leggermente le braccine, le gambe e la testa. Oh, oh mio Dio! Alienina! Sì, che bella! Andiamo a vedere cos'altro esce. Adesso ci scommettete che esce? No, non è lei. Ho sentito già. Oh, che carina! Eccola, lei è mia, l'ho scelta, cioè mia, no? Questa l'abbiamo scelta insieme, diciamo, sì. Questa è una piccola cameriera. È un, sì, una signora delle pulizie. Però, non so, la cuffietta cosa vuol dire? Che fa le pulizie o fa la doccia, non lo so. Ma no, cosa c'entra? Quella lì è la cuffietta che mettono nei posti per bene, dei signori per bene, dove serve una tavola, le cameriere. Ok, questo non ho mai capito. Sì, questo è un ragno, credo. Ecco, allora vuol dire che fa le pulizie e la polvere. Al grembiolino. Bellina. Queste scarpine All Star. Ecco qua, le scarpine sono così. Molto, molto dolce anche lei. Come vedete, carinissima. Veramente magnifica. Ragno guadagno, ragazze. Sì, porta fortuna questa perché c'è il ragnetto. Mettiamola qua insieme alle sue amiche e vediamo cos'altro esce. Ecco qua, questa è granitina, l'abbiamo chiamata. Sì, granitina. Vediamo se, ecco, è a fuoco. Come vedete la testa è tutta perlata e anche trasparente, appunto perché è fatta di ghiaccio, ha la cannuccia. Vuoi dire qualcosa? È bellissima, l'ho scelta io quella lì perché mi sembra molto estiva. È molto estiva, come vedete le scarpine sono super estive con questi lacci. Il vestito è trasparente. Fatto di ghiaccio, sembra veramente, cioè, vabbè, cosa sto a dire? Sta con la cannuccia. Sì. E le scarpine sotto hanno questa trama tipo suoletta a forma di piede, un po' particolare, diversa da tutte le altre.
Andiamo avanti, mettiamola qua insieme alle sue amiche. Molto dolce. Vediamo cosa esce adesso. Questa l'ho scelta io, guardate. È semplicina, sì, abbastanza semplice. È una meringa in pratica, sì. È molto semplice questa, sì. Io la chiamo appunto meringa, sì, perché non so se sembrano ciuffi di panna o meringhe queste. No, è meringa perché vedi anche il vestito che è la stessa forma. Sì. Vedi? Sì, e poi sì. Sotto nei piedini ha anche una meringhetta lì nelle scarpe. Come vedete ha una meringa sulla punta della mio scarpa, Dio. Guardate. E poi qui ha sotto i cuoricini come tutte le altre, come la maggior parte diciamo. Dolcissima e bellissima, vedete che è una piccola macchietta ma comunque viene via ed è stupenda. Lo vedete che sono stampate benissimo, no? Vediamo cos'altro esce. Oh mio Siete Dio. Pronti? Sì. Oh mio Dio! Sì, che bello! Guardate! Meraviglia, questa ragazzi è un gioiello, non Se, è una bambolina. Queste qui non le vendono in Italia, no? Sono americane, le vendono in America e l'oro chiaramente è rarissimo sono da trovare. Sono rarissime da trovare, questo venditore ragazzi se potete prendetela perché è un gioiello questa cosa. Guardate, non sto tanto a descrivere, sotto è così. Cosa posso dire? Non è che ci sono tante parole, eh? Mamma mia. Su questa dorata risaltano anche molto di più tutti i dettagli, sia dei capelli, lì c'è scritto MGA, c'è il marchio come potete vedere. Francamente pensavamo che era un miraggio perché è possibile che magari un venditore su 1000 ce l'abbia sì. questa, no? E mi sembrava strano, ho detto vedrai che la mette in foto ma non ce l'ha in realtà. Sì. Cavoli ragazzi, no, un gioiellino. Ragazzi vi giuro che non avrei mai creduto che sarebbe riuscito a mandarmi questa oro. Oh mio Dio, strafelice. Vediamo cos'altro esce adesso. Ma ce ne sono ancora tante qua dentro, quante ce ne sono? Oh, questa qua, ecco qua, questa qua ha deciso di prenderla mia mamma. Sì. Anche se poi non si ricordava più che modello aveva scelto, No, perché ho detto una su tutte, con gli occhi azzurri ci vuole, perché ce ne sono veramente pochissime con gli occhi azzurri, una o due, non di più. Sì, non è che ci piacesse particolarmente, ma abbiamo deciso di prenderla perché è una cosa strana che le fanno tutte con gli occhi neri. Ma è bellissima anche così. Però esatto. Una ci voleva, come ha detto mia mamma. Vedete, ha le scarpine All Star... come quelle che avevo io, sì, scarpine, questi sono stivaletti, e così, sotto è così, a righe col cuore, il vestito, beh, lo vedete, molto molto dolce, molto carina anche lei, particolarissima con questi occhi e la capigliatura arancio che nessun'altra delle bamboline che ho trovato ce l'ha. Questa la chiameremo Azzurra. Ah, ha deciso mia mamma di chiamarla così. Bene, andiamo a metterla qui. E saremo quasi alla fine, né? Quant'è che sono? Queste quante sono? 7. Ok, andiamo a vedere cos'altro salta fuori. 3, 2, 1. Oh! Oh mio Dio! No. La seconda, ragazzi. Scusate se grido, ma questa qui è quella che volevo più di tutte. Dove c'è l'oro ci sta l'argento, dai. Sai cosa sapete cosa vuol dire più di tutte? Cioè io praticamente quest'ordine l'ho fatto quasi esclusivamente per lei, perché l'amo da morire, è la mia preferita. Questa è la donnina di latta del Mago di Oz, che è insieme alla Spaventapasseri che vedete là in fondo. Lo Spaventapasseri è questa qui, ed è, l'ho comprata io, è stata la prima che ho scelto io, ed è anche quella una delle mie preferite, c'è il video dove si vede nel dettaglio. Magnifica. Ma andiamo a vedere bene nel dettaglio lei, è piena di toppe di metallo, come vedete. Sì, perché poi... Vedete anche qui, che non è regolare? Guardate... Gli hanno messo il cuoricino, un robottino col cuore. Sì, sì. Le scarpine. Imbuto in testa. Ha degli stivalotti tipo da metallara. Sì. Sì. Queste gambe cicciotte. È tutta proprio una robottina, tutta se particolare. Se voi conoscete la storia del Mago di Oz, lì mancherebbe anche il leone. Però il leone ho visto che c'è. Non l'aveva questo venditore, ma il leone c'è pure lui. Qui anche, come vedete, una vite, dei bulloni, un imbuto appunto. Magnifica, dai, il cuoricino che gliel'ha messo poi. Tutti i cappelli sono pieni di chiodi, bulloni, oh mio Dio. Lei è la mia preferita, assolutamente. Scrivetemi nei commenti poi, dopo a fine video, qual è la vostra preferita. Adoro robottina, ti amo tantissimo. E poi è super brillante, vediamo adesso cosa esce. Oh, un'altra mia! Questa è un'altra mia ancora. Che dolcezza, dai. Sì, io l'ho chiamata Margheritina. Beh, non è che ci vuole un genio per capire il motivo, nel senso...
ha queste margherite qui nei codini, no vabbè, cioè non ci sono parole, e tutta questa coroncina di altri fiori, guardate i capelli, qui dietro cos'è che ha? Un fiocchetto? Oh, ma è il fiocchetto che regge questa coroncina gialla davanti. Il vestito è fatto da una margherita, come potete vedere questi sono tutti i petali. E bisogna guardarli, guardate, nel dettaglio, attentamente, una alla volta, senza fretta, perché sono qualcosa di bellissimo. Qui, come vedete, ha questa parte verde sotto che fa appunto il gambo del fiore. Le scarpine anche lei sono texturizzate. Ed ecco Margheritina. Sono innamorata tantissimo, anche lei è sicuramente tra le preferite, perché la amo troppo. Bellissima. Andiamo ad appoggiarla qui. Andiamo ad estrarre. 3, 2, 1... Ed ecco, oh, qui, Dulcis in fundo, indianina. Questa è un'indiana d'America. Ha una piuma qui in testa, questa coroncina, vedete, viola, il suo vestitino da indiana. È tutta a tema, guardate che bella, con le maniche lunghe, i capelli, ha queste trecce magnifiche. Qua dietro vedete com'è legato. Vedete il vestito, che questa non è vaporoso, che ma va giù dritto, e ha la forma del tipi, tipico degli indiani d'America. Sì, no vabbè, bellissima, adoro tantissimo, non si può mai smettere di volere le Lara Loops, io ne voglio sempre di più, anche se ne ho tantissime, non ne voglio sempre di più, guardate, sì, quanto sì, è bellina anche lei. E poi, se notate, ognuna ha la sua tonalità del colore di pelle. Certo. Ecco, la più scura come colore di pelle è una che si è vista nella parte precedente, perché sì, andate a vederla e se capite qual è poi fatemelo sapere. Adoro tantissimo, ragazzi, vi faccio vedere perché ovviamente devo farvi vedere. Siamo arrivate alla fine. Ok, non c'è più niente in questo pacchetto. Guarda, questo venditore, guardate, super, 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 iper, mega approvato. Amo. Anzi, gli metterò anche che lo amo proprio. Lo amo tantissimo. Sì, io lo pregherò in ginocchio di farmi avere altri modelli diversi da questi, perché non può finire qua la collezione, non si può. Perché poi un euro l'una. Le brand bag in America penso che come minimo sui 7-8 euro una blind bag, e oltretutto essendo blind ne trovate un sacco doppio, invece qui come tocchi d'occhi in pratica, ecco, qui me le ha fatte scegliere e è andata da Dio. E poi, ragazzi, sempre quel venditore qua che le vende a una alla volta non ha questa foto assolutamente, ma neanche quella vestita da pulcino, vestita da orsacchiotto. Sì, ce ne sono tantissime altre che voglio, ragazzi, che è qualcosa di magnifico, con la corona in testa. Come si chiama quella lì? L'aureola. L'aureola, sì. E anche Pupazzo di Neve, Pupazzo, sì. Pupazzo di Neve, Babbo Adoro Natale, tantissimo. Che non si è vista più. Ok, ragazzi. Sono convinta che questa categoria di video sulle Lara Loops non finisca qui, perché se posso ne compro altre. Spero tantissimo vi sia piaciuto il video. Fatemi sapere la vostra preferita, sia di questo video che di quelli precedenti, nei commenti. Vi mando un bacio enorme. E se vi serve qualche informazione particolare, lasciate un commento nell'info box, ok? Ciao a tutti, bacioni, alla prossima! Ciao! Ciao, ragazzi!